Il purgatorio è uno stato di purificazione. Adesso il modo con cui Dio purifica lo sa Dio, noi non lo sappiamo. Ma noi sappiamo che le anime di chi ci ha preceduto, le anime cosiddette purganti, hanno bisogno delle nostre preghiere e dei nostri suffragi. E quando inizieremo a raccontare qualche episodio che ci fa comprendere meglio il rapporto tra Padre Pio e le anime purganti, capiremo come il sacrificio della Messa, un'opera di carità, una preghiera, il Santo Rosario, siano veramente degli strumenti validissimi. Padre Pio diceva che dobbiamo svuotare il purgatorio con la recita del Rosario. Ma ieri vi ho detto che il purgatorio non è solo, quando parliamo di purgatorio, non dobbiamo solo pensare a un luogo di sofferenza, ma anche di gioia. Questa annotazione, questa riflessione l'ha fatta una grande santa, Santa Caterina da Genova, la quale scrive: «Io non credo sia possibile trovare una gioia simile a quella di un'anima del purgatorio, tranne la gioia delle anime benedette del paradiso». Quindi, al di là della gioia grande delle anime che già sono in paradiso, vi è una gioia simile a quella delle anime del purgatorio, dice Santa Caterina da Genova, che è una gioia che continua ad accrescere di giorno in giorno, fin tanto che Dio fluisce nell'anima sempre più. Egli opera, conclude Santa Caterina da Genova, questo e gli opera questo abbondantemente in proporzione agli ostacoli che impediscono il suo ingresso. Cioè, Santa Caterina da Genova ci dice che le anime purganti, mano a mano che vengono purificate, e quindi per loro si avvicina, io chiaramente faccio un discorso umano, e quindi anche utilizzo dei simboli e un linguaggio umano per farci capire. Quindi mano a mano che queste anime del purgatorio si purificano, e quindi la distanza tra loro e il paradiso, tra loro e la visione beatifica di Dio si accorcia, bene, loro ricevono dentro di loro questa gioia, questo amore che è operata da Dio secondo e in misura degli ostacoli che ognuno ha dentro. Mi viene da semplificare in questa maniera. È come quando si avvicina per me un giorno importante, un giorno in cui, per esempio, rincontrerò dopo tanti anni una persona che amo. Più i giorni si accorciano, più si accorcia il tempo dell'incontro tra due persone che si amano e più la gioia aumenta nel cuore. Questo è quello che ci dice e che ci vuol far capire Santa Caterina da Genova quando parla del purgatorio, non solo come sofferenza, ma anche come gioia. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!